Ecco qua, bentornati e siamo con le vibrazioni. Allora, che settimana è stata? Parlo qua, ecco. Sì, parla lì. È stata una settimana molto bella, oltretutto pensavamo anche di arrivare lì perché in classifica spaccavamo. Ora ce la facciamo, adesso freghiamo Gianni, invece poi alla fine è andata male. Ma è andata bene lo stesso. Le previsioni erano positive, devo dire, dalla prima sera e vabbè, poi alla fine. Il pezzo è una bomba però, sì. Devo dire che a me piace molto. No, va molto. Bene, adesso, a parte gli scherzi, va molto bene. Sei contento? La radio funziona, molto, molto. È stato veramente un bel Sanremo, belle canzoni, poi vittoria meritatissima perché effettivamente tutti bravi, bello, bello, bello. Amadeus, il tuo pezzo preferito? Allora, devo dire che mi sono piaciute diverse cose. Vabbè, I Vincitori era evidente, era un gran bel brano. A parte I Vincitori, allora, che perché è chiaro che tutti... Però devo dire, a me piace molto H7, mi è piaciuto molto. Questo ragazzo giovane che c'ha una bella grinta forte, ragazzo. Sì. Ma tutti i giovani, guarda, io li sto vedendo adesso e soprattutto parlando con loro e hanno tutti un bello spessore, una bella intensità, anche insomma sono profondi, non è sono una ragazzi. Bella generazione, una bella generazione, cioè, perché uno sai se ne dica tanto poveri ragazzi sempre rompergli le scatole, invece no, sono forti, sono bravi, sono e questo è il loro presente, devono quindi spaccare, lo stanno facendo. 18-19 anni, stiamo parlando di questa età. Tu com'eri a 18? Dici meglio che non lascia te lo stare, va, com'eri? Io? E io ero un disastro a 18 anni? Sì. Io ho messo la testa a posto da poco, da pochissimo. Lo so, ci siamo incontrati, mi hai detto sono diventato papà per la terza volta. Eri pazzo di gioia, però è una meraviglia, che belli i miei figli, belli di papà. Chissà dove se mi vede, chissà. Ciao. Lo vedi, cuore di papà, poi fanno tutto il rock, quello hard, quello duro, e poi parlano dei figli, ma, e c'ha gli occhi che brillano. Ma certo, e questo perché è rock mica è per forza una chitarra elettrica. Ma lo so. Poi sai, bisogna essere delle rocce non più rotolanti, come dicevano le zeppe, cioè to be a rock but not to roll, cioè delle pietre sì ma non rotolanti, quindi non rotoliamo più, si rotolava un tempo, adesso basta, quindi che bello, viva i figli, viva la vita, che bellezza, per me rock è questo. Allora adesso dedichiamo i tuoi, Pino Strabioli, dai, al volo. È al volo, è energia. Ma bellezza. Stavate tutti ai telefonini, ragazzi. Vi devo rimproverare, però. Tutti coi telefonini. Io sono incantato da lui, è una meraviglia vivente. Guarda cosa io. Che sono ste bacchette? Quelle che mi ha regalato. Guarda. E allora? E allora le metto nella mia collezione vicino a quelle tue. Ah, ma che carino! Per mangiare il sushi vanno bene anche queste. No, queste va bene. Pino, cosa volevi chiedere? Ero incantato da lui, dalla bellezza e volevo stare un attimo vicino a lui. Solo quello? Sì, ti sei fatto fare la foto? Molto. Sì. Allora foto? Bartoletti, foto. Foto Bartoletti. Allora, prego, Lavezzi. Allora. Io nasco con rock e per cui viviamo. Grazie. Ma una domanda, come mai la scelta della canzone degli Wings di Paul McCartney? Beh, allora, perché una canzone ovviamente è un brano che innanzitutto ascoltavano i nostri genitori, quindi noi arriviamo ovviamente da famiglie di grandi amanti di musica italiane, non solo, tra cui ovviamente i Beatles e tutti i componenti dei Beatles, e quindi Paul McCartney che ha fatto un sacco di capolavori. Certo. Quindi crescendo è ritornata questa canzone anche in altre vesti, e quando abbiamo deciso di pensare alla cover, e siccome era aperto un po' a tutti i generi, certo, e abbiamo pensato di fare una cosa un po' fuori, anche perché arrivavamo da un tour teatrale col maestro Vessicchio, quindi avevamo fatto comunque veramente un tour che con le vibrazioni diventava proprio una rock opera, quindi questo brano sposava molto l'orchestra e il rock. Mi è piaciuto molto. Grazie per la domanda, Lavezzi. Vediamo il filmato. Grazie. Vediamo il filmato. Vediamo il filmato. Ce l'ho. Ce l'ho. Just to say, live it lightly. Changing world in which we're living makes you give in and cry. So live and let die. We'll be right back.
parlavano con i loro amici. Ma salutiamo gli amici. E il bello è quello, salutare gli amici. Che te frega te? Ma è due anni che non li vedo, è da due anni che ci tengono chiusi in casa. Ma telefonate. Ma io voglio di abbracciare, io voglio di toccare. E allora abbracciatevi, fate quello. Ma no, vieni qua, te ti abbracci. Grazie, vieni, le qua, vieni qua, vieni qua, la gnocca. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, ciao. Grazie, te Bossino.